La finestra su Ferrara. Attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini. Ben ritrovati all'ascolto della finestra su Ferrara. Oggi apriamo la nostra finestra sulla nostra città, sul nostro territorio, per parlare di un importante servizio che viene offerto dal nostro corpo di polizia locale Terre Estensi. Sto parlando del servizio che viene fatto attraverso l'unità cinofila e il nucleo antidegrado. A parlarcene oggi sono Barbara Boaretto, assistente scelto e conduttore, e Antonella Maragno, assistente ausiliario e conduttore appunto dell'unità cinofila e nucleo antidegrado della nostra polizia locale. Buongiorno, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Assistente Boaretto, qual è il vostro servizio? Cioè l'unità cinofila, ovviamente il nome stesso lo dice, è l'unità che opera attraverso l'ausilio dei cani. Ecco, ci vuole parlare di quali sono i vostri compiti, come si svolge la vostra giornata lavorativa? Allora, noi siamo nati 7 anni fa come unità cinofile antidroga. Siamo partiti in origine con 2 cani, 2 pastori tedeschi, Aaron e Chloe, a cui l'anno scorso si è aggiunto il terzo cane per dare in un futuro continuità al servizio, che si chiama Foras ed è un pastore olandese. Sono tutti e 3 cani antidroga e quindi formati per la ricerca degli stupefacenti qui a Ferrara. Hanno 7 anni, i più vecchi 7 anni e mezzo, Foras invece è un cucciolone di 2 anni che sta iniziando la sua carriera adesso, e il nostro operato sostanzialmente è cercare nel territorio ferrarese tutte le sostanze stupefacenti che ci possono essere o lungo le strade, nei parchi, quindi nei luoghi, oppure anche sulle persone, perché i cani hanno ricevuto un addestramento che sono abili a cercare le sostanze anche sulle persone. Come vengono addestrati i cani antidroga? Si basa tutto sul gioco, perché per il cane deve essere un divertimento, non un lavoro. E il premio è giocare con il proprio conduttore, con la persona che gli è più attaccata, che gli è più affine. Alcuni cani possono preferire delle ricompense in cibo, ma noi abbiamo scelto di farli giocare. Ecco, in quale modo vengono addestrati a riconoscere con l'olfatto, immagino, le sostanze stupefacenti? Gli si insegna prima a riconoscere l'odore target, quindi a capire che quello è un odore che a noi interessa. Una volta che il cane ha imparato a riconoscere quel particolare odore, gli viene insegnato un comportamento che deve manifestare per fare capire a noi conduttori che è lì la sostanza che stiamo cercando. L'addestramento del cane è una cosa duratura e continua, oppure una volta terminato l'addestramento il cane lavora solamente, non ha bisogno, diciamo, di continuare l'addestramento? No, assolutamente deve essere continuativo. Chiaro che nella prima parte della formazione l'addestramento deve essere quotidiano, intensivo. Una volta che il cane ha imparato ciò che deve fare, ha imparato il suo lavoro, ci deve essere sempre un retraining per non fargli dimenticare ciò che ha appreso, oppure anche per perfezionare ciò che ha imparato durante la prima fase dell'addestramento. Il vostro lavoro come viene organizzato? Avete delle routine, cioè andate in zone diverse con una certa routine, andate anche su chiamate eventualmente? Sì, noi diciamo che siamo battitori liberi sul territorio ferrarese, nel senso che cerchiamo di portarci in quei luoghi dove sappiamo che c'è una maggiore concentrazione, una maggiore problematica relativa allo spaccio delle sostanze, ma possiamo anche lavorare non solo in maniera autonoma, ma anche con le altre forze dell'ordine. Se hanno necessità i comuni limitrofi che non hanno le unità cinofile, possono chiamarci tranquillamente e organizzare dei servizi congiunti, sia con le polizie locali, quindi sia con la polizia di Stato, ma anche con i carabinieri. Restando agli animali, ci sono anche altre razze che vengono utilizzate per questo tipo di ricerche? Sì, non necessariamente deve essere un pastore tedesco, tant'è che l'ultimo arrivato, Foras, è un pastore olandese, che è proprio completamente anche esteticamente diverso rispetto al pastore tedesco. Il pastore tedesco è più versatile, se vogliamo, forse è più facile da addestrare, essendo stata anche la nostra prima esperienza, abbiamo optato per questa tipologia di razza. Come vengono scelti i cani che poi vengono destinati a questa carriera di cani antidroga? Devono dimostrare una
attitudine al gioco, un buon olfatto, chiaramente devono essere portati alla ricerca e si selezionano in genere da allevamenti che già hanno prodotto esemplari da lavoro, linee da lavoro. Quanto dura la vostra giornata lavorativa, o meglio la giornata lavorativa vostra e naturalmente dei vostri partner animali? Diciamo che dura tutto il giorno, nel senso che siamo strutturati su due turni, mattina e pomeriggio, e ogni cane esce con il proprio conduttore durante l'orario di servizio, che solitamente è delle 6 ore. Alla sera invece riposano e hanno i loro box all'interno del comando, dove hanno il loro spazio per essere in silenzio, in tranquillità e quindi godersi il meritato riposo notturno. Antonella Maragno è assistente ausiliario conduttore. Ecco, qual è il compito dell'assistente nel momento in cui siete operativi? Il compito dell'assistente è coadiuvare i conduttori nel momento in cui lavorano con il cane. In loro assenza provvediamo alla cura del cane, al suo sgambamento, all'alimentazione, a tutto quello che comporta la cura del cane nel momento in cui non è presente il conduttore. Siamo in tre, ci sono tre conduttori e tre ausiliari conduttori, in modo tale che ogni conduttore possa avere un ausilio quando esce in pattuglia. E soprattutto noi ausiliari conduttori, a differenza dei conduttori, possiamo lavorare indistintamente con gli altri conduttori, mentre i conduttori hanno il loro cane, quindi non si possono scambiare i cani, mentre noi possiamo lavorare con tutti e tre a seconda del caso, insomma. Quindi, se ben capito, siete di supporto ai conduttori perché ogni cane si riconosce nel proprio conduttore, ma voi date, diciamo così, quell'appoggio che è utile sia nella gestione del cane nel momento in cui il cane è a riposo, ma anche nel momento in cui è in servizio, perché immagino il conduttore dovrà fare molta attenzione a cosa fa il cane e voi giustamente guardate nel circondario che non ci siano pericoli o che non succedano cose, insomma, che il conduttore non riesce a cogliere perché è concentrato magari sul lavoro del cane. Esattamente, esattamente. Noi dobbiamo guardare il cane e anche il Il nostro collega conduttore. conduttore. Il nostro corpo di polizia locale Terrestensi copre i comuni di Ferrara, Voghera e Masitorello. Però prima di andare in onda, parlando così un po' prima di iniziare il programma, mi dicevate che in realtà il vostro raggio di azione è più vasto dei comuni a cui appartiene la nostra polizia locale. Sì, certo, noi chiaramente con l'autorizzazione del comando e previo accordo possiamo operare anche nell'altro territorio, nel territorio della provincia ferrarese, Comacchio piuttosto che Porto Maggiore, anche verso Bologna, insomma, ovunque ci richiedano l'intervento delle unità cinofile, noi possiamo, tramite l'accordo tra i vari comuni, operare anche fuori dal territorio di Voghera, Masitorello e ovviamente Ferrara. Sì, una cosa che ho trovato molto interessante, che poi mi avete detto sempre prima di andare in onda, è che c'è una grandissima collaborazione tra forze dell'ordine. Proprio perché magari altre forze di polizia, altre forze dell'ordine non hanno sempre presenti sul territorio le proprie unità cinofile, noi come polizia locale siamo più facilmente reperibili, tra virgolette, nel senso che essendo sempre presenti sul territorio ferrarese, se le altre forze dell'ordine, carabinieri o polizia, avessero necessità durante un controllo estemporaneo di avere un'unità cinofila per un'ispezione, ecco che possono contattarci e noi arrivare sul posto abbastanza celermente. Immagino ci sia stato un incremento notevole nei ritrovamenti di sostanze stupefacenti nel momento in cui siete entrati in azione voi e i vostri cani. Sì, assolutamente, soprattutto nei primi anni, quando gli spacciatori sono rimasti un po' spiazzati dall'arrivo dei cani, non se l'aspettavano e quindi abbiamo raccolto diverse quantità di sostanza stupefacente. Poi, essendo i cani anche formati sulla ricerca sulle persone, è anche facile per noi, mentre passeggiamo con il cane, che prenda quello che si chiama scia di odore, che quindi riesca a risalire alla fonte dell'odore che è addosso a una persona e quindi ritrovare non solo sostanze ad ignoti perché ritrovate nel territorio, ma anche proprio mirate sulle persone. I risultati ci sono stati, in questi anni abbiamo sequestrato diversi chili di sostanze stupefacenti. Quindi il cane è in grado di riconoscere anche una persona che ha addosso sostanze stupefacenti. Come riuscite voi ad avvicinare queste persone? Cioè agite a volte anche in borghese, immagino, perché se uno vede una divisa ovviamente prende Sì, un'altra chiaro. strada. Il cane, anche quando siamo in divisa che pattugliamo il territorio, si prende quella che si chiama scia di odore, riesce a risalire fino alla persona che ha la sostanza stupefacente addosso. Poi è chiaro che certi servizi più mirati li facciamo congiuntamente
al nucleo antidegrado, quindi molto spesso in borghese, e riusciamo a controllare in maniera più specifica sia spacciatore che anche acquirente, quindi arrivare anche a fermare entrambe le persone e a chiudere un po' il cerchio della situazione. I vostri partner più esperti, chiamiamolo così, hanno 7 anni, i vostri assistenti a 4 zampe. Quanto dura la carriera di un cane antidroga? Non c'è un limite di età. Finché loro si divertono, perché per loro, insisto, è un gioco, possiamo utilizzarli. Chiaro che poi bisogna vedere anche la salute del cane e diciamo che a una certa età gli si concede il pensionamento e il riposo. Bene, ci avviamo al termine del nostro programma. Vi ricordo che sono con noi oggi Barbara Boretto, che è un assistente scelto conduttore, Antonella Maragno, assistente ausiliario conduttore dell'unità cinofila e del nucleo antidegrado del nostro corpo di polizia locale Terre Estensi. Abbiamo parlato fino adesso di quella che è la loro operatività. Dov'è la vostra sede a Ferrara? Noi abbiamo il comando in via Tassoni e lì abbiamo anche il ricovero dei cani, i loro box, le loro aree di sgambamento. Ringrazio i nostri ospiti di oggi per essere state con noi, per quanto ci hanno raccontato, e vi do appuntamento alla prossima puntata della Finestra su Ferrara. Grazie e buona giornata. Buona giornata, grazie. Avete ascoltato La Finestra su Ferrara, attualità, cronaca ed avvenimenti cittadini.